Già ti faccio un regalo di essere sposato con te, sopportarti tutti i giorni. Sì, ho capito, ma voglio capire se la voglio quella tessera. Ciao a tutti! Giocatori! Giocatrici! E semplici curiosi! Noi siamo i Giullari e vi diamo il benvenuto nella nostra mansarda per un nuovo gameplay. Ma oggi, prima di iniziare, tutti assieme intoniamo: tanti auguri a te! Non c'è niente da festeggiare! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Vale! Tanti auguri a te! Grazie! Oggi è il compleanno di Vale, 6 maggio. Ok, quindi per festeggiare Vale ha scelto il gioco a cui perdere oggi e ha scelto Nagaraja, titolo per due soli giocatori, edito in Italia da Olifante, da Hurricane in Svizzera, di Bruno Català e qualcun altro di cui adesso non mi ricordo il nome. Teo Riviera. Quindi noi nei panni di due esploratori alla Indiana Jones, film che Vale, serie che Vale ama la follia, sì. E quindi due intrepidi Indiana Jones in India, scopriamo questi due templi gemelli e entriamo alla ricerca dei tesori, facendo attenzione a non incorrere nelle reliquie maledette o nelle trappole. Nelle trappole che l'altro giocatore metterà. Sfrutteremo il lancio di questi bastoncini del fato che mostreranno o punti fato o dei naga e andando avanti nella partita capirete come funziona. Per iniziare abbiamo 5 carte a testa e stabiliamo chi è il primo giocatore con il lancio della moneta promo che avevo recuperato a Essen. Testa o croce? Scritta. Testa il mascherone, croce la scritta. La okay. Scritta. Che culo, l'ho preso al volo. Scritta, inizi tu, quindi è croce, come vedete, Nagaraja da sta parte e mascherone da quest'altra. È un mascherone. Questa potrebbe anche essere utilizzata al posto di questa, ma vabbè, fai tu la guida, usiamo quella, questa la... Lasciamola in bella mostra. Mettiamola qui in bella mostra, così. Quindi, vediamo va che bene. Carte ho. Quindi... E ogni turno noi ci sfideremo per questa piastrella qua, che viene messa, facciamo così, le vedete di sicuro meglio, che viene messa in palio tra di noi. Per farlo giocheremo delle carte per vedere se riusciamo ad ottenerla oppure no. Questa è bella. E io che sono la prima, sì. Devo dire al mio avversario quante carte voglio giocare. Il numero di carte che un giocatore può giocare è fino a tutta la sua mano, purché le carte hanno dei simboli nell'angolo, purché i simboli siano uguali di tutte le carte che mettiamo giù. Io ti dico che ne gioco. Allora ne gioco due anch'io. Quindi, arriviamo, vedete che hanno lo stesso simbolo, il mio è il simbolo dei dadini, quello di Vale è il simbolo tessere. Delle tessere, e lanciamo contemporaneamente il numero di dadi, regoli, chiamiamoli bastoni, chiamiamoli come vogliamo, bastoni del fatto. Io ne tirerò tre bianchi e tre verdi. Marrone, tre bianchi e uno verde. Le carte utilizzate le scartiamo. Faccio coperta perché la pila degli scarti non può essere mai consultata. Allora, i bastoncini marroni hanno solo pallini. Quelli bianchi e quelli verdi hanno sia pallini che serpenti. Che i serpenti che si chiamano i naga. Naga. Che sono i serpenti benigni a protezione di uno dei due templi. Allora. Io faccio 2, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anch'io. Ma allora, sono la prima. Sì, in caso di parità vince comunque chi ha la guida. Quindi chi ha il segnalino primo giocatore. Sì. E comunque Vale adesso sta vincendo. Io ho due serpenti, quindi vuol dire che ho la possibilità di giocare fino a due carte. Mm-hmm. Comunque sempre una io, una all'avversario e poi volendo di nuovo io. E io dico che sì, gioco una carta. No. Per ora non la gioco. Ok, scelgo di giocarla io. Avessi passato anch'io finiva immediatamente la fase, invece scarto il mio naga per giocare questa e aggiungere tre pallini alla mia somma. Quindi io sono a 11. 11. Gioco anch'io, okay. Questo qua, e aggiungo anch'io tre pallini. E io non ne ho più, quindi passo. E quindi tocca a me. E quindi vai vinco a far brodo, sì, vinci tu. Quindi io mi aggiudico la tesserina. Ma vedete allora. Abbiamo messo, c'era lo spazio per mettere una di queste reliquie minori e... Adesso Vale potrà orientare la tessera come vuole, ma deve piazzarla o adiacente a uno dei tre ingressi o adiacente a una tessera già piazzata.
non importa che le strade continuino, perché come vedrete ci sono degli effetti che fanno ruotare, cambiare di posto. Allora, io l'ho pensata qua dall'ingresso, quindi con questa strada raggiungo il primo tesoro che posso girare. Devi girare. Ed è una delle tre reliquie maledette, che vale tanti punti, però è rischioso. Intanto io diventerò la nuova guida, perché ho perso. È rischioso perché nel momento in cui il giocatore gira le tre tessere, le tre tesori maledetti, la partita automaticamente finisce. È persa. Come invece è automaticamente vinta nel momento in cui la somma dei tesori rivelati di un giocatore supera i 25 punti, a patto che non ci siano i tre tesori maledetti, in quel caso si è perso, se no nel momento in cui un giocatore ha riempito tutto il suo tempio di tesserine si contano i punti, chi ha più punti vince. Come vedete, ultima fase del round, è il giocatore che non si è aggiudicato la tessera diventa la nuova guida, il nuovo primo giocatore, e pesca tre carte, ne conserva due e ne dà una all'avversario, cosa che io poi ho fatto. Giriamo una nuova tessera, anche questa da qua. Quindi ora è Albi a dirmi quante carte giocare. Una. Fammi pensare. Ne voglio giocare. Chiaramente sono anch'io. Quattro simboli, io quattro carte con quattro simboli diversi. Comunque, un anch'io. Io tiro un marron e due verdi. Non hanno dei nomi? No. Guarda il colore. Io faccio quattro e ho un fiumicettolo. Un naga. Due. Quindi sono io che scelgo se giocare o meno carte. Io, dai, mi spendo questo naga per giocare questa che mi fa pescare altre due carte. Okay. Bravo. Tu puoi anche giocare i tuoi naga. Sì, stavo pensando. Ma guarda qua. Stavo pensando, ma... Come il Raja del Gange. Raja, cioè, perché siamo anche in India, anche è qua. Vero, Raja. Raja. Bravo, Moldoi. Tu hai la tessera. Non intelligente. E mia la tessera. Io prendo il primo, nel frattempo che tu decidi quel piazzale, mi pesco e io la piazzo così, di modo che con la mia strada raggiungo questa tesserina piccola che guardo e conservo solo io, possono essere dei punti così come degli effetti giocabili quando voglio, e raggiungo questo. 5 punti, una delle uova quelle dei serpenti. Quelle sono le uova dei serpenti che contengono le squame. Sono le reliquie che noi siamo venuti. No, ma hanno qualcosa di particolare le uova di quei serpenti. Ho capito. Quante carte giochi? Una. Allora ne gioco una. Ma che copione. Io tiro 4 verdi. E io tiro 2 marroni. Chissà chi farà più punti. Io 3 punti, sono un fiumiciattolo. Io speravo di tirare qualche fiumiciattolo. Perché marroni hanno tanti pallini che ti fanno fare tanti punti, ti assicurano quasi la presa della tessera, ma non hanno serpenti, quindi non puoi giocare carte. Io mi uso quella per giocarmi questa che mi fa vedere 2 tessere. Io voglio vedere questa e questa. Cosa che non ho specificato, questi simboli hanno anche delle frecce, freccia rossa, freccia bianca, che indicano su chi può essere applicato l'effetto. Quindi io avrei anche potuto guardare dei tesori di Vale. Questo per tramite sì, altri effetti. Sì, le carte che giochiamo di... per fare gli effetti sono quelle cose di sotto. Certo, sì. Nella parte alta della carta c'è indicato quanti bastoncini tiriamo, nella parte bassa l'effetto che si applica se la usiamo nella seconda fase. E qua a chi possiamo applicare l'effetto. Va bene, è tua. Mia? Allora, intanto ti lascio questa, io decido di... Intanto inizio a pescare 3 carte. Piazzare questa carta. Ma cos'è questa carta? Perché l'ho voluta? Tenerne 2 e passarne una. Guarda, la metto così... Così mi guardo cosa c'è qua sotto. Gli amuleti qua possono dare punti, non so se l'hai già detto. Sì, okay. o effetti utilizzabili, one shot. Riveliamo cosa c'è. Che è anche molto carino. Tocca a me. Due tessere.
Due carte. Due carte, giochi? Sì, per forza, devo recuperare. Devo recuperarti un po', se resto indietro. Ah, te ti sei messa così. Io ne gioco... Io ne gioco due. Sì. Dai, io ne gioco una. Ok. Io tiro un marrone, tre bianchi e due verdi. Io cinque verdi. Tre. Ricordati che è il mio compleanno, quindi dovresti farmi... 2, 7, 8. 3 e 2 fiducia. 9, 10. E farti, già ti faccio il regalo di essere sposato con te, so portarti tutti i giorni. È un regalo che mi fai da 10 anni. Appunto, ringrazia. Quindi io ho 3, 4, 5, 6, 7, 8 e due fiumiciattoli. Inizio io a poter giocare cosa, abbiamo detto. E io... Che sono carretto, l'ho fatta nel letto. Fatta nel letto. E guarda. Ho due fiumiciattoli, però ho giocarmi anche due carte, poi dopo sono a corto di cose. E guarda, io me ne gioco questa, e questa qua fa entrare in gioco la voragine, che piazzo al mio avversario qui. E quindi, a meno di giocare un'altra carta con l'effetto voragine, che allora quella si sposta da un'altra parte, quella rimane lì a rompere allora, le scatole a male. Un attimo questo momento qua, sono iniziato a giocarlo prima, che mi fa prendere una carta, sia mai che... Poi sì, mi gioco un naga, un serpentello, per guardare anch'io due teste. Essere mie o tue mie. Allora, vediamo qua cosa c'è. Ok. Guardiamo qua cosa c'è. Ok. Perfect. Ok. Quindi la vinco io. Non giochi più niente? No. La vinco io, la voglio piazzare così. Mi passi... Voglio piazzarla così, sì, voglio piazzarla così. Che per ora non raggiungo, ma io posso comunque piazzarla perché è adiacente già un'altra tesserina che ho in campo. Guarda, è bella, Bellissima. Metto e proprio bella. Dosca. Vai. È bella come te, amore mio. E infatti fa schifo. No, non è vero. Ah, rivediamo la tessera, se no per cosa giochiamo. Allora, sai cosa? Ti dico, sai io cosa? Io ne dico. Gioco una. Brava. Quella è bella però, molto bella però. Io anche ne gioco una. Ma vale. Uguale. 3 e un fiumiciattolo. Tu hai? 3, 4, 5, 6. Passo. Sì, mia, cos'è? Avevi solo tre pullini che ti mandavano... Tre pallini. Quindi rivediamo questa. Sì. E raggiungo anche questo. Sì. Che mi dà una carta in più che non prendo su. Ok. Che chiulo. Io quindi pesco tre carte, ne tengo due. E te ne passo una. Che ovviamente le carte con degli effetti bellissimi sono anche quelle che ti fanno tirare i dadi più meglio. Sì. Quindi vediamo. Questa qui. Cos'è sta roba? Cos'è? Quel bianco intorno a me. Ne giocherò... Una. Anch'io. Uno per colore. Anch'io. No, copiona. Dai, non ti ho fatto io. Hai due cosine da toglierti, va? Sì, tanto ho fatto sei. Ci ho fatto il peggio che potessi fare. Non ho neanche fiumi da tirare. Allora, aspetta, però. Io mi gioco anche una carta. Non mi piace questo gioco. Questo. Che mi fa spostare la tessera, anche questa. Sì. Io questa metto qua così, giro qua e questa qua. Quindi vale se già a 15, io a 5. Pescherò tre carte, ne terrò due e te ne darò una.
Ok. Allora, aspetta, io che sono simpatica. Ti gioco questa così ne devi scattare una. No, mi blocchi un effetto di una mia carta quando la uso. Perché ha la suspense. Perché non sa le regole, tanto per cambiare. Ma sono uguali, scusa, Beh, una carta con una X sopra. Prima di registrare l'ho detto, vuoi riguardare gli effetti delle carte? Sì, è vero, li rileggo tutti, grazie. E la perdere un po' di movimento, sta partita un po' mossa. Certo, sai. Perché stai vincendo togli solo tu. Togli le patatine. Ma sì, ma chi se ne frega delle patatine? Va, va, Pringles. Ho dato una botta al tavolo. Sì, certo, già. Dai. Dai, quante ne giochi? Quante ne giochi? Dici. Quante ne gioco? Due ne gioco. Due? Per forza. E poi ora tirerò. Vabbè, stiamo zitti, va. Una. Tiro due marroni e una marea di verdi inutili. Ora che non mi servono niente fiumiciattoli, guarda, ne tirerò 200, guarda, eh. Eccoli. Ma fatti il furbo, guarda quanti ne hai fatti. Sì, vabbè, 5, 10. Io 5. È un fiumiciattolo. E inizio io a giocare, vero? Sì. Dai, io un fiumiciattolo me lo braso per giocare questa qua, che scambio due reliquie a Vale. E dai! Quindi ti levo la reliquia da 5 e ti metto questa al posto. Eccola, è da 4. Speravo in una reliquia maledetta, in realtà. Però l'ho fatto, l'ho girata a caso. Mi gioco anch'io una carta almeno per guardare. Almeno che punto. Devo guardare cosa qua. Io non gioco più altri neanche naga, io. Neanche tu, quindi questa me la prendo io, sì. La metto qui così, raggiungo questo, ok. È vero, non ti ma, sei ricordata. Vabbè, mi è andata un po' indietro. Grazie. Oh, ma dove? Stai ferma, ma... stai brava. Rivediamo la tessera, se no siamo qua che non sappiamo cosa dobbiamo fare. Ok. Ok. Dai. Sei tu che parli. Sì. Io che blatero. Ne gioco... No, due. Sì. No, ne gioco due anch'io. Poi resto senza carte, ma vabbè. Tre bianchi. Un marrone. Tre bianchi. Ti piace così tanto? E due. Porca loca. Ciao. Mi sa tanto che anche questa. Ma. Tantissimi. Tantissimi panini finiciati. Lascia perdere. Io ho fatto pena di nuovo. Quando non mi servono. 14. Ciao. Vabbè, vai. Tu non gioco neanche niente. Aspetta, ma voglio giocarmi la carta però. Ma perché? Devo giocare una carta, sai? Questa qui, che mi fa scambiare di posto. Io sono triste. Ti sei portata via il tesoro maledetto, si resta 5 lì? Guarda, vabbè, tanto a te non cambia niente, io comunque questa me la gioco. Per giocarmi la mia ultima carta e ruotare una mia placchetta, ruoto questa e così rivelo questo. E questo qua ovviamente non lo poso perché l'avevo già raccolto. Quindi pesco 1, 2, 3, questo vabbè, ne tengo 2, ne tengo una, peccato, va bene, colpa mia. Opala! Bellissimo. Gioco due carte. Giochi due. Per forza. Se no, te hai vinto praticamente. Te a quanto sei? 10, 19. Io ne gioco una. Lì magari avrai. Sì, so qual è. Vabbè, bianco e tre. Io ho tre bianchi e due. Ok. 3, 3, 6, 7, 8, 9. Ok. Giochi? No, non ho carte. Ah, scusi, ne gioco una per portare. Aspetta, per far fare? Eh no, non puoi, mi dispiace, ti blocco. Ok.
meno quello, già mi sono ricordato di quello. Non mi interessa. È il mio compleanno! Com'è? Quindi questa finalmente è mia. Cena. La piazzo qua e in questo modo raggiungo questa e questa. Che bravo che sono. 17. E tu quanto sei? Tu sei 19. Però io non ho carte. Chissà come giocherò adesso con una carta. Chissà quante carte gioco. Una carta si è obbligati sempre a giocarla. Quindi mi sa che la carta che mi dà Vale è quella che giocherò. Grazie, bella, molto bella. Io mi gioco. Aspetta. Ne gioco. A me piacerebbe quella tesoretta. Ma però. Ma però Vale, c'hai tre carte, io ne ho una. Cosa, che sfida c'è? Sei pure che cosa tiro? Sai pure cosa tiro? Sì, ho capito, ma voglio capire se la voglio quella tessera. Ah! Cioè, devo rischiare, capito? Perché tu hai già due cose, certo. Vabbè, okay. Uno di questi due sai qual è. Eh sì, è questo però. No. E vabbè, mettila in modo che ne raggiungi solo uno. Così. Oh, mica ti devo aiutare. No, so perché è il tuo compleanno, due. Allora io ti aiuto. Tutti e due comunque, anche se la metto così. Cosa dici? Sì. No, scusate. Vero, sì, vero. Okay. Dai. Okay. Hai ragione. Dai, ne gioco comunque. Però 19 e 6 fa 25. Quindi in realtà anche ne beccassi uno da 6. Hai... Vabbè, dai, vai. 19 e 6 fa 25, sì. Io poi me la rischio. Dai, ne gioco due. Ma non rischiartela, io ne gioco una. Cosa te la rischi a fare? Perché tu sei lì anche. Ma cosa dici? Ma dove sono? Io al massimo adesso ne giro uno. E non posso fare più di 6 punti, non vinco. 2. Tua. Vuoi giocarti una carta? È mia. Vediamo. Perché mai dovresti rischiare di perdere? Devo rischiare. Ti tieni, prendi, se trovassi un effetto giro, te la giri. Potevo rischiare! E sai che puoi farlo. Allora, io mi tengo queste due e a te ti do questa. Rivediamo questa. Mettiamo questa. Ok. E io giocherò due carte, perché se no te vinci. Ne giochi due. Eh sì. Non ne gioco. Vabbè, hai completato quasi tutto il coso. Ah, ma perché mi sono fuso. Ah, è colpa mia. Sì. Via! 4 e un fiume. 6. Senza fiume. Tanto non ho carte. Ah! È tua. Mia. E quindi hai vinto. Piazza. Aspetta, ho vinto, come fai a dire che ho vinto? Perché basta che colleghi una qualunque cosa, anche fosse negativa, non perdi. Vabbè, perché non arrivi sì. A 3 e sei a 10, 20 rotti, sei a 20.000, sei a 24. Non la colpo. Ah, che figata. Ma colleghi? Non c'è... No, aspetta, non la colleghi. Ma sai che la qua non esce la strada? Ah, no, è interrotta. No, che iella Vale! Aspetta, ma io faccio così? Vabbè, vediamo cosa mi dà questo. Infatti. Sei a 24. È un punto? No. Tanto sono. 24. 10, 24. 25. No! Vabbè, dai, avevi tutto. Tutto e di più avevi. E io, vabbè, non ho visto niente. No. Ma per te vincevo anche con... Guarda, io sono partito dalla parte giusta, perché se partivo da questa parte ero fulminato. Avessi fatto, l'avessi fatto speculare dall'altra, pensa a te. E vabbè, per me io potevo far bloccarti un effetto, ma... Yeah! Quindi... Coriandoli! Ma Damiano, buttami i coriandoli. Anche tutti gli artificio. Quindi Vale, eccezionalmente eccezionale, l'ho fatta vincere ovviamente. Grazie. Solo perché è il suo compleanno. Grazie. Quindi tra i commenti diteci quanti anni secondo voi fa Vale, eh?
vi aiuto, è un'età, è già maggiorenne, vi aiuto in questo piccola cosa, lo dico, è già maggiorenne. E quindi noi siamo giunti alla fine di Nagaraja, complimenti, onore a Vale. Grazie. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella così vi arrivano le notifiche per tutti i video che pubblichiamo ogni settimana. Ma non la metta. seguiteci anche su Instagram e su Facebook, in cui non verrà messa la mia età. Facciamo la foto alla torta con la candelina scritta. No, no. E i giullari vi salutano e che il gioco sia con voi!